problema. Sul pianeta X un blocco da 2 kg appoggiato su un piano orizzontale e tirato in alto da una molla di costante elastica 3,5 N al centimetro allungata di 3 cm. I coefficienti d'attrito radente statico e dinamico tra blocco e piano valgono 0,20 e 0,15. Il blocco viene tirato a destra con una forza F, ma resta fermo finché la forza non supera i 4 N, forza di distacco. Le domande, analizza tutte le forze sul blocco, disegnale e calcola la loro intensità. Calcola il campo di gravità o l'accelerazione di gravità, che in pratica è lo stesso, sulla superficie del pianeta X. Qui vediamo il blocco appoggiato sul piano orizzontale, tirato prima in alto dalla molla e contemporaneamente a destra da questa forza di distacco di 4 N. Analizziamo tutte le forze che agiscono sul blocco. Innanzitutto c'è la forza peso, che ancora non possiamo calcolare, perché la forza peso dipende dal campo di gravità sul pianeta X. E proprio calcolando in seguito la forza peso potremo, con la formula inversa, trovare la nostra incognita, che è il campo di gravità sul pianeta X. Poi abbiamo la forza elastica. Quella la possiamo calcolare subito perché conosciamo sia la costante elastica che l'allungamento della molla, e quindi costante elastica per allungamento troviamo la forza elastica da 10,5 N. Poi c'è la forza di distacco da 4 N, e siccome siamo in condizioni di distacco vuol dire che l'attrito che finora ha tenuto fermo il blocco sta adesso dando il massimo. Infatti appena noi superiamo questi 4 N di forza, l'attrito più di quello non può dare e il blocco si muove. Quindi l'attrito è al massimo e la formula per calcolare la forza d'attrito, come sempre, è il coefficiente d'attrito statico per la forza normale. La forza normale in questo caso non coincide con la forza peso, perché c'è anche la forza elastica che tira in alto. La forza elastica in qualche modo alleggerisce, per così dire, il peso dell'oggetto, nel senso che l'oggetto, il blocco, è schiacciato, è premuto di meno contro il piano. Da questa formula ci calcoliamo questa forza normale, con la formula inversa, dividendo l'attrito statico massimo diviso il coefficiente Ks, e troviamo che vale 20 N la forza normale. Ma questa forza normale è data dalla differenza tra la forza peso e la forza elastica. Forza normale uguale forza peso meno forza elastica, in quanto, come abbiamo detto poco fa, se non ci fosse la forza elastica, la forza normale sarebbe uguale alla forza peso, ma la forza elastica va a ridurre la forza normale. Quindi io adesso so quanto vale la forza normale, l'ho appena calcolata, vale 20 N, ed è la differenza fra la forza peso verso il basso e la forza elastica in alto. Sul blocco agisce anche la forza vincolare, perché il piano non vuole farsi sfondare, e come sempre la forza vincolare è uguale opposta alla forza normale, quindi vale 20 N anche lei. Ora che conosco la forza normale da 20 N e so che ha questa differenza, posso calcolarmi la forza peso. Infatti con la formula inversa isolo la forza peso a destra, la forza elastica la porto a sinistra e quindi si somma con la forza normale. 20 N più 10,5 fa 30,5 N, questa è la forza peso. E adesso che finalmente conosco la forza peso posso fare l'inversa di questa formula per calcolare il peso, in modo tale da calcolare l'accelerazione o il campo di gravità sul pianeta X. Quindi divido la forza peso diviso la massa e ottengo quindi circa 15,3 N al chilo. Questo è il campo di gravità sul pianeta X. E qui sono cerchiate tutti i valori delle varie forze: la forza d'attrito statico massima 4 N, la forza normale 20 N, la forza vincolare 20 N, la forza elastica e la forza peso. Ora svolgiamo di nuovo tutto l'esercizio al contrario, che si capisce meglio. Immaginiamo di conoscere già la forza peso da 30,5 N e la forza elastica da 10,5 N. Allora la forza normale è la differenza fra queste due, quindi è 20 N verso il basso, e anche la forza vincolare è, come la forza normale, 20 N verso l'alto. Ora che conosco la forza normale posso calcolare l'attrito statico massimo. Infatti io so che più il blocco è premuto con una forza normale intensa, più intenso sarà anche l'attrito statico massimo. Con una forza normale da 20 N, l'attrito statico massimo si calcola moltiplicando il coefficiente di attrito statico per 20 N. E in questo modo ottengo un attrito statico massimo di 4 N. A questo punto è chiaro che la forza di distacco deve superare, cioè è di 4 N, cioè la forza F che esercito io verso destra deve superare i 4 N per sbloccare il blocco, perché l'attrito arriva a 4 N.